Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, mancano una manciata di minuti alla fine di questa terza giornata del Modena Play, che si è presa anche la mia voce ormai, come potete sentire. Stanno sbaraccando, guardate intorno, stanno finendo, vogliamo fare gli ultimi saluti prima di andarcene, quindi andiamo qui, c'è già la giacca, c'è già la felpina di Batman, vogliamo salutare Fabrizio Russo perché si è sopportato, eravamo dietro di lui, abbiamo rotto le palle. Poi ovviamente lui lo sa, gli abbiamo già detto, andremo a recuperarlo e approfondiremo la sua conoscenza. Innanzitutto grazie di esserci, grazie per averci sopportato, ma soprattutto cosa hai pianificato per il breve periodo? Un po' di riposo, un po' di tregua e dipingere, a più non posso perché è sempre così, quindi non cambia niente. Tu ovviamente sei reperibile sulla tua pagina Facebook e dove? At Russo Art, Russo Art and Craft Show, Fabrizio Russo, e poi c'è il mio profilo personale, ma è meno interessante sicuramente della pagina. Dipende dai gusti poi. Bah, sì. Però ti ringrazio, a presto! Grazie! Ciao! Grazie. Che bellino, ha lavorato la nostra Vale, che abbiamo sentito prima, in un altro video, ha lavorato su questo pezzo, ovviamente a olio, che se adesso faccio così lo rovino tutto, mi uccide, ma non lo farò, voglio vivere. Grazie Vale. Mi sposto piano piano. Qui abbiamo i ragazzi che non siamo riusciti a causa tempo comunque a filmare a dovere, potete vedere che stanno lavorando, hanno fatto masterclass di pittura, hanno fatto un sacco di cose interessantissime. Io farei due domande al volo, giusto perché... Ciao! Ciao caro! Com'è andata questa fiera? Bene, sei dai! Divertiti? Sì, un sacco! Poi se ti ho vicino mi diverto ancora di più! Sexy che sei! È andata bene la fiera, sì! È la prima volta che dipingo, quindi non guardate come sta venendo! Benissimo, abbiamo avuto un sacco di ragazzi, soprattutto molto molto piccoli, bambinetti che hanno provato a dipingere per la prima volta e bravo. Quindi stiamo creando il futuro del panorama pittorico italiano. Assolutamente sì, noi facciamo di tutto perché insomma questa passione possa piacere ai grandi e anche ai piccoli, soprattutto ai piccoli perché insomma... Sì. Grazie anche a voi di averci sopportato qui vicino, che mi ha fatto casino come pochi questi giorni. Assolutamente sì. E grazie, come ti sei divertita? Ti è piaciuto? Sì! Sì, grande! Mi fa finta di niente, di non vederci, quindi... Esatto. No, molto divertente, è sempre bello il play comunque, tante attività che stimolano la mente. Bella gente, tanta pittura! Esatto, grazie. Sì! Noi ti abbiamo visto con Angelo impegnato, non abbiamo potuto venire a salutarti. Com'è andata questa fiera? Benissimo, ci siamo spattaccati! Siamo spattaccati di brutto, allora! Sì, sì! Finiamo il giro dei saluti! Ciao. Grazie! Ciao! Curiamo. Grazie, ok, visto che mossa passo anche il microfono a dietro, andiamo a salutare Maurone ed Erika, venite, correte prima che scappano tutti, ta 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 ta, ovviamente Mauro non c'è, però abbiamo il suo degno fratello. Buongiorno. Ciao, Galactus Ciampino spacca sempre. Dove Mauro? Galactus Ciampino, Mauro credo sia a depositare materiale alla toilette. Pensavo... Depositare materiale alla toilette. Alla toilette. Non lo volevamo sapere. Ma, allora. Sì, comunque Galactus Ciampino regna, abbiamo fatto le bombe, quindi vedete che qui non è rimasto praticamente quasi più niente. Abbiamo venduto tutto. Come stati questi 3 giorni in fiera? Molto belli, interessanti, abbiamo fatto un sacco di esperienze nuove, tutto bello. E abbiamo conosciuto un sacco di persone incredibili, come tipo lui, che si chiama? Tommaso. Grande Tommaso. Ciao Tommaso, come è stata la fiera? Bellissima. Com'è il Galactus? Chi è il Galactus? Non lo so. Yeah! Mauro! Porca miseria! Noi proseguiamo. Potete vedere intorno si sbaracca gente che scappa urlando in preda alle fiamme. Signori, volevo fare un ringraziamento speciale. Sto correndo là in fondo per ringraziare la Tana dell'Elfo che fa della birra ottima. Ok, ok, andiamo. Qui gli ultimi dadi che rotolano, gli ultimi acquisti, gente che piange povertà, che ha speso soldi, il Fanga Team sbaracca le cose bellissime, tavoli vuoti, distilleria, liquorificio, fabbrica artigianale Tana dell'Elfo che ci ha supportato in questi giorni per il Beer and Paint. Soprattutto vogliamo dare un saluto caloroso che mi ha a cui ho rotto le balle questi giorni. Ciao a tutti, ciao. Simona sono. Simona, grazie, siamo rappresentati in questi giorni. Ho rubato litri di birra a Simona, ci ha supportato insieme alla Tana dell'Elfo per quanto riguarda il nostro birra paint. Grazie Simo! Grazie a voi, è stato un piacere. Bellissima. Stancante? Stancante, sono distrutta ma bella, dai. Grazie, buon proseguimento. Ciao! Vabbè, dov'è? So che c'è, non so dov'è. Eccola là. Venite.
che quest'anno gli amici del Fanga Team hanno spaccato. Eccola qui! Come stai quest'anno? Ciao! Benissimo, benissimo! Fiera. Bene! Grande! È finita! Beh, siamo ancora vivi! Sì, siamo sopravvissuti! E il Fangareggi dov'è? Eccolo là, l'ho visto! L'ho visto, ma lo vado a rapire. Ecco, mi sto portando via anche lo stand. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Molto volentieri, ciao. Faccione, grazie. Tanto quest'anno loro sono esplosi. Hanno avuto uno stand enorme, hanno fatto cose bellissime. Anche rispetto all'anno scorso sono cresciuti ancora il Fanga Team. È sempre uno spettacolo, una garanzia. Venite a trovarlo se non l'avete ancora fatto l'anno prossimo. Ora, noi lo stiamo disturbando alle spalle. Lui ancora non se ne accorge. No, non se ne accorge. Il nostro Fangareggi. Ciao ragazzi! Il Fanga Team spacca, che tanto quest'anno stavamo appunto dicendo che avete aumentato ancora, avete fatto ancora più cose, noi siamo arrivati all'ultimo momento, all'ultima manciata di minuti. 33 tavoli con 216 Quanti? Metri di roba! Quanti? 33 tavoli! 216 metri di roba imbastita! No, ma chi ve lo, porca miseria! È tutto per far divertire la gente qua intorno. E sono divertiti a pacchi, direi. A pacco sono venuti. Non avevamo più posto per nessuno, basta, era un casino incredibile. Quindi l'anno prossimo e io non ho più voce, o mi sentite? La mia invece dove è andata? Dopo 7 giorni stiamo correndo. Oh ragazzi, quest'anno abbiamo messo anche il GDR. Avevamo là 3 tavoli con 6 master a rotazione. E io lo scopro solo adesso. E tu lo scopri voi. Solo adesso. Non sono riuscito a girare un cicinino di fiera così quest'anno. No, venite sempre da noi che vi facciamo divertire. Venite, mi raccomando, veramente. Avete roba bellissima. L'anno prossimo e giocheremo insieme per sempre. Grazie per intanto. Grazie a voi, ci ragazzi. Vediamo. Ciao. Grazie, scusate. Eccoci qui. Mamma mia, ragazzi. Cose bellissime. Poi c'è qui la mia parte preferita. Guardate che bello. Guardate che cose, hanno già sbancalato metà della roba purtroppo, cioè, noi siamo arrivati l'ultima manciata di minuti e quindi c'è gente che giustamente dopo 3 giorni di gioia ma anche di tanta fatica per farvi divertire, per farci divertire, se ne vuole andare a casa. E quindi qui abbiamo fatto cose bellissime, c'è gente meravigliosa che non abbiamo fatto in tempo a conoscere quest'anno, voi che siete qui. Ciao. Ciao. Cosa avete fatto? Com'è stata la fiera? È stata bella. Cosa abbiamo fatto? Io ho sofferto di sciatica tutto il tempo, però... E vabbè, adesso non è che dobbiamo minarcela, perché... Noi portiamo tutto questo stand da qua fino all'orizzonte. Io ho visto in giro che... Ma sì, con la maglietta gialla... Quest'anno sono riuscito a tanta fiera così. Vabbè, non c'è problema. Comunque noi siamo 4-5 associazioni come insieme. Come nasce il Buyers Club e le altre associazioni? Sono 5 associazioni insieme. 5 okay. Associazioni che hanno deciso ognuno di togliere il proprio marchio e farne sotto uno unico. Uno per fare cosa? Perché? L'unità. Perché l'unione fa la forza, ed è vero. E infatti abbiamo le macchinine, abbiamo i Lego, abbiamo di tutto e di più. Abbiamo i wagon, abbiamo gli illustratori, abbiamo i corsi di speed painting, perché è importante insegnare alla gente che in 5 minuti te lo puoi fare un pupazzetto. Invece dice, oddio, quell'esercito non potrò mai giocare, invece sì. Ma soprattutto poi anche la sfilza di computer a disposizione, qui cosa avete fatto, cose meravigliose. Sì, sì, noi abbiamo uno sponsor tecnico che è Wacom, che ogni anno ci viene incontro, ci dà tutti i computer, tutte le cose, con Recordata che è insomma il suo punto vendita, diciamo, mettiamola così. Due parole sulla Play di Modena. La Play di Modena è l'evento più bello che c'è, l'evento di gioco più bello che c'è, non c'è niente di più bello. E noi siamo fieri e orgogliosi di venire qua ogni anno. Quindi se ancora non siete venuti, veniteci, vi aspettiamo. Grazie ancora. Grazie. Se ne sta andando il nostro astrologo preferito, se ne sta andando. Dove vai, Nicola? Sto nel canavese, nella nebbia. A casa. Ma vuoi davvero andare a casa? Sicuro che vuoi andare a casa? In realtà no, però devo. Ma ci rimani qua chiuso dentro, potrebbe non essere divertente. Sto come per un anno, in stasi. Potresti anche fare cose, poi non escono gli articoli, gente che scrive che non ti pagano più. Faccio attendere. Tanto GV mi manda i bonifici. Sì, ovviamente. Questa cosa. Ovvio. Grazie Nicolas per tutto il lavoro che fai, per tutto il supporto che dai alla comunità. Ti vogliamo grazie. Bene, anche al ciuffo, soprattutto al ciuffo. Bene a tutti. Anche al ciuffo. Anche al ciuffo. Ci vediamo presto, se non sicuramente l'anno prossimo arriva Play di Modena, secondo me ci vediamo anche prima. Io lo so. Perché lo so. Mi rendo conto che abbiamo fatto un po' tardi, mi dispiace, quest'anno ci siamo concentrati, come avete visto dai nostri video, su tante altre attività, poi per colpa del paesiello abbiamo fatto tardi. Ok, ora ovviamente la gente è concentrata giustamente a prepararsi per andare a casa, quindi tutto l'ultimo giro, le ultime cose, direi di non disturbarli più di quanto abbiamo già fatto. Quindi dalla Play di Modena di quest'anno ci salutiamo, ma vi aspettiamo l'anno prossimo. Aspetta,
È tornato Mauro. Noi siamo venuti qui perché finalmente Mauro è tornato al deposito. Ora chiederemo di più su questo deposito, perché ci interessa sapere cosa ha depositato, quanta ne ha depositata eventualmente. Ciao Mauro, siamo passati prima ma abbiamo trovato il tuo fratellone che certo che era in bagno a depositare cose. È vero, ma soprattutto non solo in bagno, ma oggi sono andato a fare una cosa fantastica. Cosa hai fatto Mauro? Ufficialmente sono andato ad acquistare la mia prima scorta di Dust 1947, che lo dice un uomo che da quando ha 12 anni, prima che si facesse le seghe, giocava a Games Workshop, per la prima volta un gioco di miniature che mi ha colpito. E quindi Dust, per chi non lo conosce, è un gioco con i nazisti che hanno i mech che combattono i russi con i carri armati che sparano l'elettricità e gli alieni e Cthulhu, c'è tutto! Cioè. E ci sono le donnine succinte perché il gioco è di Paolo Parente, quindi avete anche le zoccole e le maleducate. E quindi ci giocherà anche Paesiello. Ci giocherà anche Paesiello, è l'unico modo che ha di toccare una donna, quindi va bene lo stesso. Anche quest'anno il Galactus ha spaccato! Yeah! Evviva il Galactus domina, Galactus regina e il mondo si inchina. Okay. Sono molto stanco, ragazzi, scusate, non so più cosa infatti dico. Infatti abbiamo detto ai nostri amici, siamo arrivati agli ultimi minuti, le voci non ci sono più, le religioni non ci sono più. Due parole giusto su questa. Censuratemi. Due parole giusto su questa Play Model di quest'anno. La Play Model di quest'anno, grande energia anche quest'anno, è iniziata un po' perché per la prima volta c'era la mattina del venerdì, la gente ha detto ma poi ha fatto e ha fermato il nostro padiglione all'esterno e abbiamo fatto un sacco di cose, di videogames, hai capito. Quindi bene, lei è la fiera bella Italia, se andate alla Romix mi dispiace per voi, non dovreste introdurvi. Esatto, e no, vi voglio bene lo stesso anche siete speciali. Vieni qua Erika, lei è mia moglie, non si farà mai riprendere perché lo odia. Eccola qui. Tanto Erika, Shatmark ti inserì, fa della roba meravigliosa, veramente. Abbiamo preso anche le miniature di Star Trek da Cosmic Group, gestito da Raffaele Martinelli. È bravissimo Martinelli, anche se è napoletano gli voglio bene. Quindi, c'è qualcosa che non ho offeso, gli ebrei, non lo so. Comunque. Hai parlato i nazisti, direi che è abbastanza. Esatto. In questi 5 minuti sto cercando di offendere tutti. Ciao, viva il patriarcato! Ciao! Ciao! Siamo modellisti galattici, sempre